La passione di una vita. Il blu o il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649. On air il lunedì alle 21.30 su leccochannel.it e in podcast su lcnsport.it. Eccoci, buonasera. Come va? Come va? Come va? Buonasera. Buonasera, ciao Ivan. Buonasera a tutti. Che poi buonasera. Fino a un certo punto. Vabbè, parliamo. Buonasera. Dicevo che ieri a quest'ora qua ha appena iniziato a incazzarci, no Walter, perché tanto lo facciamo breve. Partita ieri che tutto sommato, secondo me, dopo la settimana passata, era da mettere tra quelle con il semaforo verde, doppia rimonta, squadra che chiaramente si vedeva che era un po' molto col freno a mano tirato, però comunque paradossalmente forse sbloccata dal primo gol della Virtus Verona, ma ha dato l'idea dal campo di essere più pepata dopo aver preso il primo gol, un po' mollato gli ormeggi, però secondo me era una partita da salvare, poi tutto quello di cui dovremmo parlare per la prossima ora e mezza. Ma diciamo, per come si era messa, sicuramente un punto è meglio di niente, quindi c'è da dire che è stato un andamento un po' particolare, perché dopo tutto il primo tempo è stato condotto dal Lecco e ha subito solo una ripartenza che da parte loro che ha sfiorato il gol, e poi abbiamo commesso il solito errore in area di rigore e il solito errore su palle native, quindi ci portiamo dietro degli errori dall'inizio del campionato che non si riesce a eliminare, e quindi niente, questo è sicuramente un fattore negativo. Il positivo resta comunque che siamo riusciti a rimontare due volte e quantomeno si è visto un po' di carattere da parte dei ragazzi. Secondo me ieri l'allenatore ha commesso anche qualche errore, perché chiaramente c'erano tanti assenti, però in questo momento Masini e Kraja non si possono lasciare fuori, fermo restando che capisco la scelta di far giocare Galli e Lora, però obiettivamente Masini era una scelta obbligata. Ma non è vero, perché io avrei schierato Masini e Kraja centrali e poi gli avrei costruito la squadra tutto intorno. Seglia che adesso avrei fatto giocare Purro, che era in panchina, che è un esterno. Che non ha mai giocato però quest'anno. E però avrei limitato i danni di più, perché secondo me rinunciare completamente alla spinta di Masini in mezzo è regalare tanto agli avversari in questo periodo, perché noi calcoliamo che Kraja e Masini sono i due giocatori più in forma della squadra, quindi regalarne uno, Kraja di crema, regalarne uno per 60 minuti, insomma, è una scelta stata un po' azzardata, secondo me. Dopo, per carità, eravamo in emergenza e si è visto, però comunque commettiamo sempre i soliti errori, e lì secondo me ci manca la fisicità in difesa, perché io ho notato, visto che tutte le altre squadre hanno al centro della difesa giocatori più di 1,90 m, forti di testa, per cui, e noi questo tipo di tipologia di giocatori non ce l'abbiamo, quindi soffriamo soprattutto su calci di punizione, su corner, e subiamo gol, quindi e paradossalmente ieri, scusa se ti interrompo, paradossalmente ieri il gol di testa, non di testa, però insomma nasce tutto da lì, l'abbiamo preso con Battistini, è però più alto della squadra. Lo so, però ci vuole anche il tempo giusto. Cioè, Ricci non prende mai un giocatore sopra la. Ma devo dire che Ricci, secondo me i tre under sono i migliori in questo momento, perché anche Ricci sta facendo delle grosse partite. E che mancano sono quelli, i giocatori più esperti, perché anche Iocolano è completamente fuori fase in questo periodo. Io lo controllo, l'ho visto anche ieri. Fa fatica, e poi secondo me è un'altra pecca enorme che abbiamo, che non tiriamo mai in porta, cioè noi vogliamo andare in porta col pallone, questa cosa qua non va bene, cosa che da noi anche all'allenatore, e certo, queste sono indicazioni che deve dare l'allenatore, e voglio dire, abbiamo fatto un tiro in porta con Kraja, abbiamo fatto gol, e poi ne ha fatto un secondo più tardi che il portiere l'ha respinta, il modello portiere non mi sembrava un fenomeno, però se non tiriamo mai in porta, vogliamo sempre arrivare
a fare l'azione ad arrivare in porta col pallone, o se no fare sti maledetti tiri a giro, che però il tiro a giro devi avere i piedi giusti per farlo, ti viene una volta, la seconda se sei bravo ti viene ancora, se no la butti fuori di 10 metri. Quindi voglio dire, ci manca anche un po' di concretezza da questo punto di vista, secondo me, perché poi ho visto che proprio le ultime partite, insomma, facciamo gli stessi errori. Fermo restando che con Renate, vabbè, è stato un errore del portiere, poi una palla regalata da noi lì. Sono gli imprevisti che possono capitare nell'arco di una stagione, clamorosi tra l'altro. Però vabbè, per il resto, sia Crema che ieri, insomma, commettiamo proprio questa ingenuità che secondo me sono indici anche un po' di magari non tantissima concentrazione. Perché, però, il fatto che comunque i giovani siano quelli che stanno trascinando la squadra in questo periodo è un aspetto che deve fare un po' pensare. Allora, io antianalizzo qua, ti lancio con una domanda. Qui dicono: ieri secondo me si doveva vincere, l'avversario di ieri era nettamente inferiore a noi. Zeronelli ha sbagliato a mettere Kraaia titolare. Poi chiedono cosa valutate, un cambio di modulo tipo 4-3-3. Ti dico la mia: dire che un avversario è completamente, nettamente inferiore quando ha tre giocatori che ha fatto la Serie No, ma poi era A. Anche mancava Alfredson ieri, però era vabbè. riduce da due vittorie consecutive. Arriva da 4-5 risultati Fatti utili. utili. Era una delle squadre più in forma del campionato. Quindi Numeri il alla mano. discorso così è anche un po' ingeneroso verso la squadra avversaria, che loro hanno fatto la loro onesta partita, quindi da questo punto di vista siamo mancati noi. Sul fatto di cambiare modulo non lo so, perché poi questa squadra non più tardi di un mese fa, tre Quarta per settimane. rendimento nelle ultime 5, con Esatto, 9 ecco, punti. guarda lì. Tre settimane fa, cioè dopo Padova, eravamo comunque messi, parlava tutta la stampa anche a livello nazionale di una squadra di un certo tipo. Secondo me è un po' una situazione che si è trovato, poi ci sta che comunque il mister abbia magari commesso alcuni errori. Però sono d'accordo sul discorso del centrale, cioè io anche ieri in occasione del secondo gol loro, cioè, c'è proprio il discorso che ha fatto una bella parata un altro portiere, poi comunque lì vicino non c'era chi marcava quello che era avvisato. Quindi alla fine si parla sempre comunque di problematiche, chiamiamole di distrazione da parte dei difensori, e poi sul discorso, per carità, del discorso degli arbitri, che comunque ci ha penalizzato in queste Anche partite ieri è un qua. rigore che non sta né in cielo né in Però terra. ripeto, Il tuffo che ha fatto una cosa. da questo punto di vista bisogna fare, secondo me, cercare di risolvere i problemi alla svelta e comunque rigiocare, beh, andare subito a rigiocare un'altra partita. Però anche qua io insisto, magari negli anni sempre queste cose, questa squadra quest'anno ha speso di meno, si è data un obiettivo per fare comunque un campionato buono, importante, magari arrivare a livello di playoff, però cioè, non sta scritto che una squadra così debba vincere il campionato, perché Se non è spendi 5 milioni l'anno puoi chiedere di non è pensare, attrezzata per puoi vincere, pensare di esatto, vincere, sul campionato. pensare di Quindi, vincere. allora alla fine poi tutte le cose, se le capiscono come noi tifosi, le deve capire anche la proprietà, perché poi non puoi pretendere di avere una squadra che comunque non è attrezzata per fare un campionato, attenzione, non importante ma di vertice, perché poi c'è una bella differenza. Poi ti possono capitare anche le annate giuste, per carità, però da questo punto di vista uno sa che, per carità, nessuno ha detto che non era una squadra attrezzata per fare un buon campionato. Ripeto, secondo me può essere una squadra che può regalare delle belle soddisfazioni, però poi entriamo in un contesto, secondo me, anche di serenità e poi di modus operandi proprio della società, perché queste poi alla fine incidono sul rendimento di una squadra, che non significa giustificare, perché poi quando si sbaglia tutti. Quindi può aver sbagliato il mister, ci sono i giocatori che non sono in forma, quello che sia, però è lui che ci lavora tutta la settimana ed è l'unica persona con il suo staff che deve valutare chi deve giocare o no, oppure fa le sue scelte. Poi alla fine uno tira i conti e dice come è andato questo tipo di campionato. Secondo me, per la squadra che come è stata fatta, sta rispettando le È attese, in linea, è è in in linea. linea con le attese che ha fatto
una squadra di questo tipo, che non significa che sia una squadra di centro classifica, però dobbiamo essere nella situazione di ammettere quella cosa qua, perché poi uno può dire voglio vincere 3 partite di fila oppure voglio il terzo posto alla fine del campionato, uno può chiedere anche il primo, e poi in realtà un conto è arrivarci e un conto non arrivarci. Allora, dato che poi non so se l'avessimo annunciato in giornata, pare che la trasmissione di oggi non era, sì, fu un forse, poi chiaramente è diventata un'ovvietà andare in onda stasera, ovviamente, perché il tema è caldissimo. Fausto, possiamo andare a contattare il direttore generale Angelo Maiolo, che ci ha, e non era scontato, concesso il proprio tempo per insomma commentare quello che è accaduto nel post partita di ieri. Insomma, l'avete visto tutti, poi magari ve lo rimostreremo dopo che avremo concluso con il direttore. Andiamo in pausa, intanto Fausto contatta Angelo Maiolo, preparate un po' le domande qua là e su e giù, come si direbbe internos, no? Tra i canali che conoscete, su WhatsApp, poi chiaramente in linea telefonica non potrete parlare perché per l'appunto sarà occupata la linea dal direttore Maiolo. Potete scriverci via email a redazione@leccochannel.it piuttosto che sulla nostra pagina Facebook, il blu e il celeste, via dicendo. Anche WhatsApp, sì, certo, WhatsApp o Telegram. Vi riceviamo, leggiamo e ascoltiamo volentieri. Prego, Fausto. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Eccoci qua. Intanto ho tolto attivo la cuffia per ascoltare la domanda di Walter. Dicevo, tra l'altro qua abbiamo veramente tanti messaggi anche poi da leggere, degli audio, dei vocali da mandare dopo, che quindi ascolteremo chiaramente col supporto della regia, e come sempre di Fausto, che stasera non vi ho presentato perché chiaramente dietro il vetro, forse lo sentite adesso in sottofondo, c'è il nostro Faustino. Chiaramente parlavamo del patron di Nuno, vedo che vi state già scatenando un po' sull'argomento, oltre ad averlo fatto il telefono è giù, vabbè, lo ascolteremo dopo. Allora Fausto, in questo caso se aspettiamo che la linea torni disponibile, vedo un papiro clamoroso proiettato sul tuo computer e quindi forse possiamo partire da quello, dato che mi sembra veramente lungo e fornito di potenziali argomenti di dibattito. Io, se posso dire una cosa a riguardo, dopo mi taccio. Vediamo adesso, dammi che adesso Fausto mi sta mandando il messaggio, eccolo qua. Poi partiamo da qui, Walter, come lo commenti tu? Allora, buonasera a tutti. Ieri il Lecco ha buttato via altri 2 punti contro un'altra squadra nettamente inferiore a noi e con 4 gatti di tifosi. Mancano il gol di Iocolano e delle punte che hanno reso troppo poco, fatta eccezione per Tordini. Sono stufo di buttare via punti così contro squadre inferiori a noi e non riuscire a concretizzare quel poco che si fa. Sulle parole del press dico che è esagerato troppo, però dal lato ha ragione, soprattutto su Gans, però ha torto sul mandarmi a Fracchiola Magrati e Zeronelli se si perde settimana prossima. Sono contrario sul andare via Fracchiola perché ha fatto un ottimo lavoro da quando è qui, a parte Gazzi che è uno schifo senza fine, non sembra in ripresa a differenza di Morosini e Petrovic, però ci sta che una volta il direttore azzecchi un acquisto o due. Ricordiamoci che chi c'era prima di Fracchiola aveva preso Chinellato, Nacci, Nivocazzi e altri scarsoni, poi tenuto alcuni giocatori dell'anno prima che non erano da Serie C come Carboni, Alborghetti e Safaricas, per poi proseguire in altro. Sono contrario sul conciare Malgrati, non cambia la situazione cambiando il vice allenatore. Sono contrario sul cacciare Zeronelli, ok che abbiamo perso troppi punti ultimamente, però ricordiamoci che il DJ l'anno scorso lo hanno sempre difeso, ricordiamoci che rendevano a Ferrari come una panda.
e ora alle prime difficoltà gli viene messa la croce addosso. Zirinelli ha fatto alcune scelte sbagliate, ad esempio lasciare Kraia in panchina ieri, lasciare in panchina Crema, Iocolano o altro, però cambiando argomento, questa situazione di alta tensione rischiano di pagarle i giovani. Oltre ciò, dopo che a Torino Press mise sul Monte Bianco, sulle spalle immagino intenda il nostro ascoltatore, dopo l'Ecco Padova, ora la squadra sulle spalle il K2. Speriamo che domenica non ci tocchi assistere e parlare di una strage caotica. Prego, Walter. No, allora io dopo aver prendo sentito fiato. L'intervista che ha rilasciato ieri il presidente, mi sono sentito mortificato, lo dico molto sinceramente senza offendere nessuno. Mi sono sentito mortificato per Fracchiolla, per Zirinelli, anche per Malgratti, perché sono delle persone molto serie, professionisti seri, che lavorano in maniera onesta, che tra l'altro anche con basso profilo, per cui veramente mi è sembrato, come posso dire, andare oltre quello che è, come posso dire, le regole della decenza, perché ognuno può pensarla come vuole, questo è un fatto indiscutibile, però bisogna anche avere, come posso dire, la qualità di rispettare le persone con cui si lavora, il lavoro che fanno gli altri, perché comunque sono persone che hanno famiglia, che lavorano in maniera seria e che danno tutto per quello che è la causa dell'Eco. Poi si può vincere, si può perdere, però secondo me c'è modo e modo di dire le cose. Ci abbiamo? È già in linea, scusami, ma no, no, tranquillo, però poi riprendiamo da qui, perché hai centrato pienamente. Direttore, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Buonasera, direttore. È doveroso poi. Ti sei preso anche la briga dopo l'Ecco Padova di dire delle cose importanti, che forse è stata un po' la prima volta in cui non l'hai mandata dire al patron davanti alle telecamere. Forse stasera ci direi qualcosa di diverso, non lo so. C'è stata un po' di confronto oggi, è stata una giornata di confronto o paradossalmente non si è parlato per tutta la giornata tra di voi? No, direi io con Fracchiolla comunque sia ci parlo, non dico di mezz'ora, ma quasi, quindi abbiamo parlato benissimo, c'è stato il sacrificato, giustamente, perché lui ci è rimasto un po' male. È chiaro che io gli ho spiegato, conoscendo il presidente, non c'è di più, mi sarebbe detto più di lui, anche se lui da 2 anni. Mi ha fatto capire che il presidente, quando parla, insomma, dice delle cose anche se non sono giunte da fare le stesse, però poi già oggi io parlavo con il padrone e diceva sì, è vero, io mi arrabbio, dico questo, dico quello, però alla fine, insomma, le cose restano come sono, dai. Dobbiamo solo comunque ricompattare tutto, ambiente, i giocatori, i tifosi, perché è chiaro che in questo momento mettere benzina sul fuoco non serve a nessuno. Tipo per esempio abbiamo parlato quando lui diceva non pago più nessuno e basta, e invece poi, e voi sapete meglio di me, non per difenderlo, ma è nominato perché lui paga tutti. Il problema qual è? Che nel momento in cui è arrabbiato dice anche questo. Però invece non è vero, perché è sempre pagato tutti, voglio dire. Ma quindi dobbiamo stare un po' tranquilli tutti e cercare di andare avanti. Posso farle una domanda, signor Maiola? Grazie per essere intervenuto in trasmissione, che mi pare forse è la prima volta da quando saremo in diretta che con l'Eco Channel. Una cosa mi sento di chiederla a fronte anche su quello che è successo l'anno scorso. Cioè, io ho notato lo scorso anno D'Agostino aveva una credibilità incondizionata da parte della società. Io ripeto, ho apprezzato quello che ha detto lei dopo la partita di Padova, che mi ricordo ancora le sue parole, che ha detto che con la partita col Fiorenzuola aveva preso una camionata, tra virgolette, di insulti. E da quel punto di vista qui, però, e poi aveva detto che comunque abbiamo un grande allenatore. L'aveva detto anche il patron, quindi cosa ha cambiato in 3 settimane? Perché, ripeto, io vedo un atteggiamento che ad Agostino lo scorso anno era permesso tutto, di non giocare con gli under, di fare quello che voleva. Mi sembra che
il presidente, conoscendo il discorso caratteriale che ha, ma ieri è andato parecchio oltre le righe, perché sa, comunque a prescindere, chiamare dei giocatori al mercato dei cavalli, uno è diventato un ciuccio, se lo sente l'Associazione Nazionale Calciatori gli tira un fondello, cioè già a suo tempo il presidente della Lega Calcio per la storia delle banane gli hanno menato il torrone a vita, cioè mi sembra che è andato un po' troppo oltre le righe. Sì, sì, sono d'accordo, cioè per carità, io non voglio, anch'io l'ho sentito benissimo, è chiaro che questo in società i giocatori, sai, porta a porta, come si dice, tensione, però purtroppo io lo conosco come lo conoscete voi, come lo conoscono tutti, lui nel momento in cui parla lo vede giocare qualcuno male o perde una squadra, tira fuori delle cose che ovviamente non sono sicuramente giusti, poi io ci parlo il giorno dopo, come voi sapete benissimo, e la cosa viene già smorzata, ma sì, ma ti dice sempre le stesse robe, ma io non è che volevo offendere, insomma, ci mancherebbe, perché sono il primo a dire che dopo Padova ho parlato, però il padrone è così, cioè purtroppo non cambierà mai nessuno. Lui è fatto così, il giorno dopo se ne riparla, oggi ho già sbocciato molte cose, ho parlato di Fracchiolo, ho parlato del ministro, ho detto guarda che è una persona che lavora, ma lavora soprattutto anche onestamente, gente che voglio dire dà il massimo, e quindi si può anche sbagliare una partita o due, quello che siano. E io dico che però a questo punto bisogna che almeno noi, addetti ai lavori, dobbiamo solo compattare tutto l'ambiente, i giocatori, i tifosi, perché è chiaro che anche da parte nostra non ci può essere la stessa visione, perché sennò veramente credo che andiamo a finire nei bassi fondi della classifica. Quindi io già oggi ho cercato di lavorare, di tenere un po' tranquilli tutti, domani sarò tutto il giorno allo stadio, parlerò con Fracchiola, col mister, anzi domani il mister chiamerà il presidente, perché il presidente mi ha detto fammi chiamare, evidentemente ci vuole parlare, quindi il giorno dopo rifletti un po', io magari gli faccio capire un po' delle cose e poi... No, perché guardi, è abbastanza evidente il miglioramento che c'è stato nell'ambito della società Calcioleco in questo ultimo periodo. Perché comunque sempre detto che secondo me il miglioramento è stato netto e lo si vede, e ripeto, se ne parla anche nell'ambiente calcistico, quindi non è solo la squadra che va in campo, ma la va la società, l'immagine, tutto quello che si sta, i sacrifici che stanno facendo tutti. Però è peccato, perché poi arrivare a questo, cioè se noi se succedono queste cose siamo solo contenti all'Eco Channel, perché i nostri click impazziscono, la gente va a leggere e continua a cliccare e guardare, però mi sembra che facciamo qualche figura di merda a livello Italia. Sì, no, ma sto dicendo, io sicuramente non sono quello a dirvi non è vero, non è la prima volta, non è la seconda, quindi è normale, cioè, voglio dire, è chiaro che i tifosi, chiunque sente, chiunque legge, dice, poi però torni e dice, conoscendo sappiamo che è focoso, sappiamo che è ruento, sappiamo che se la partita non va in certi versi o come vuole lui, e ti puoi aspettare, come dicevo io, critiche o vagonate, no, però cosa facciamo? Cioè il problema è che la società deve andare avanti, il calcio deve andare avanti, i giocatori ci sono, e quindi dall'altro lato dobbiamo, come si vuol dire, porgere l'altra guancia e continuare a dar più di te ragazzi. Io ho sentito tanti di loro, sono motivati, comunque sia non è vero che loro domenica vanno a giocare demotivati, quindi tutti quelli che siamo lì tutti i giorni e cerchiamo di fare delle cose diverse che fai tu, cioè meglio, diciamo delle cose diverse, e spero che riusciamo a riportare, insomma, la domanda. Direttore, ci sente? Sì, ok, penso. No, ok, allora avevi finito il discorso che no, era... No, volevo fare una domanda, nel senso che dispiace perché cioè il lavoro che state facendo è comunque un lavoro che poi richiede del tempo.
Quindi, però basta poi pochissimo per rovinare tutto quello che si è fatto, capito? Perché poi è difficile andare a spiegare all'opinione pubblica che uno ha scherzato, perché poi purtroppo le interviste e le parole rimangono, e per cui è veramente un peccato rovinare quello che si stava facendo fino adesso. Adesso ho capito che il presidente vuole vincere sempre, però secondo il mio punto di vista si deve anche rendere conto che non ha la squadra per andare in Serie B. E poi, per carità, si può sempre far meglio, però dovrebbe proprio cercare un po', se non lui, chi gli è proprio vicino, di fargli capire che questi atteggiamenti portano solo danno alla società, ma in primis a se stesso, perché comunque poi le cose si ritorcono contro l'Ecco, contro di lui, e poi basta un attimo per scendere nei bassi fondi della classifica. Non so se lei è d'accordo su questa mia tesi. No, sono d'accordo sicuramente, però vi posso garantire che io per primo e tutti gli altri cerchiamo sempre di fargli capire anche qualcuno. No, è chiaro che voi capite che poi imbavagliare la bocca al presidente o a chiunque esso sia non è neanche così poi facile, ma sicuramente primo io e tutti gli altri dietro me queste cose gli diciamo, cioè non è che facciamo finta, o perché sappiamo benissimo anche noi che così non si va da nessuna parte. Quindi questo vi posso garantire che io per primo, ripeto, cerchiamo sempre di fargli capire al massimo le cose. Poi è chiaro che quando viene in sala stampa e vuole dire delle cose che non sappiamo neanche cosa dice, è chiaro che ci troviamo un po' lì con delle situazioni imbarazzanti. Però mi auguro, ma di cuore, perché credo che vogliamo tutti bene all'Ecco, che da domani, la domenica, insomma, tante cose cambiano, dai. Allora, ci sono delle domande dai nostri ascoltatori, poi io ne ho un paio da farti, Angelo, vabbè. Tolgo l'etichetta, tanto lì ci vediamo abbastanza spesso da darci del tu. Allora, chiedono Marco: la società è contenta degli sponsor in entrata o ci si aspettava qualcosa di più? Che magari è un tema che è stato affrontato dal presidente in altri momenti. Sì, no, diciamo che quest'anno qualcosina in più abbiamo fatto, però sicuramente io vi posso garantire che questi sponsor che sono entrati, grazie comunque, ma non sono certo la soluzione, perché è chiaro che non abbiamo dei grossi sponsor, a parte Pirovole, voi conoscete benissimo, di Vignaletto, ma non è certo che siamo contenti, perché io ho sempre detto che bisogna anche mirare ai piccoli sponsor. Stiamo facendo qualcosina in più, quindi siamo soddisfatti, se vogliamo. Chiaramente non è quello che una società aspetta, perché le spese sono tante, però io sono convinto che andando avanti, facendo bene, arriva sempre qualcuno, insomma, dai. Certo. Quest'anno abbiamo fatto qualcosina in più e bene o male siamo già contenti, insomma. Certo, poi allora chiedono, l'anno scorso quando il presidente seguiva Patron, per essere più precisi, che poi il presidente è Cristian Paolo, seguiva le partite dal palchetto sopra gli spogliatoi, in panchina non si respirava tutta la pressione che mette su con la sua presenza, diciamo che poi tu col presidente la vivi in simbiosi la partita ieri, l'hai accompagnato anche fuori un po' come era successo col Grosseto. Sì, no, certo, ma è chiaro che essendo su nel box è una cosa diversa, in panchina è normale che io poi continuo ad andare in panchina sperando sempre di cercare di dire delle cose che soprattutto i giocatori non sentono, perché lo sapete meglio di me, è chiaro che dette delle cose in panchina con il giocatore a fianco, insomma, non è una roba poi così tanto bella. Quindi io penso adesso che dalla partita prossima, però non è la mia promessa, perché è chiaro che lui poi il presidente decide lui, paga lui, quindi già credo che dalla partita prossima magari già non so neanche se viene a vederci, perché era talmente arrabbiato, infatti ieri ha detto che non viene neanche più a vederci e via dicendo.
e poi vediamo un po' se lui andrà su nel box nelle partite future, insomma. Chiaro che in panchina ogni parola può destabilizzare, può dar fastidio, e quindi giustamente penso che in panchina deve dirigere il mister, insomma. Chiedono, anzi ti faccio una domanda io, perché poi si è diffusa un po' questa voce. Ieri qualcuno ha denunciato che il patron facesse un po' la sorta di tifo per la Virtus. Poi io ho visto una reazione di Morosini verso la panchina e l'ho un po' associata, che poi se n'è andato, insomma c'è stata un po' tutta questa... Dopo il gol c'è anche una foto in cui Morosini grida verso il lato del capo, mi sembra verso la panchina, non ho capito se forse è rivolta verso il patron. Adesso ti faccio che queste domande, chiaramente scomode un po', uno perché è nel mestiere, due perché bisogna anche sviscerarle queste cose. Certo, no, però adesso non dobbiamo neanche considerare che faceva il tifo per la Virtus, assolutamente no. Vi garantisco che io a fianco, no, assolutamente, anzi quando mi hanno dato un rigore, altro che facevo il tifo, che è sacramentale in panchina, quindi questo lo escludo assolutamente no, ma come escludo che Morosini aveva da dimostrare qualcosina alla panchina, perché lui secondo me è un grande giocatore, quindi non credo che la sua, voglio dire, cioè io non ci credo onestamente che Morosini aveva da dimostrare qualcosa in panchina. No, solo perché ha gridato qualcosa ripetutamente, no, da quelle parti, io però sai, non è che ho la prospettiva, cioè poteva averla gridata anche contro l'arbitro, capiamoci. Certo, ma io dico di no, conoscendo Morosini, non è il tipo, ecco, io fido molto in questo, cioè lui non è una persona, poi insomma, giocando ad alti livelli, lui ha la sua età, quindi... No, io escludo queste due cose, li escludo categoricamente. Ok, altra domanda per te: come penserà la società e la squadra di risolvere il problema del rendimento pessimo in trasferta? Ma guarda, questo è chiaro che deve essere per primo il mister a capire e a valutare, perché sicuramente non sono certo io o Fracchiola che siamo ai bordi, chi allena è chiaro che è il mister, ma io per esempio sono molto fiducioso per domenica, ma perché è vero che non stiamo facendo proprio bene, prendiamo dei gol, perché anch'io mi arrabbio, perché deve prendere certi gol, a parte gli errori individuali che abbiamo già fatto a Renate, e quindi si prendono dei gol un attimino un po' da ingenui, se si vuole. E credo che dovrà trovare un rimedio prima di ogni cosa questo, perché hai visto benissimo che la Virtus, gran puratore di Pissardo, la palla lasciata lì e l'ha buttata dentro ancora, quindi c'è un po' di rendimento di non attenzione, ecco, tutto qua, però io credo che continuando il mister riuscirà a risolvere questi problemi. È chiaro che dobbiamo cambiare rotta, è chiaro che non puoi sempre pensare di prendere dei gol, perché poi domenica abbiamo rimontato e siamo stati anche bravi, certo. Sono sempre di rimontare, basta ricordarsi la pergolettente, hai preso il gol al decimo e poi è finita lì. No, è quello che ho detto anche in apertura, nel senso, una squadra viva ieri prende 4 gol e va a casa e le sente su, e sono d'accordo con te su quest'ultimo aspetto. Chiedono poi, direttore, quando ha accompagnato fuori il patron dalla tribuna sembrava che si sentisse male, è possibile che non capisce che non deve andare in panchina? Probabilmente anche per questo discorso, insomma, poi sappiamo che il patron di salute ogni tanto ha bisogno di fermarsi e tranquillizzarsi, no? Sì, no, comunque diciamo che non stava male, perché le cose bisogna dire come stanno, non è che stava male. Lui ha visto il primo tempo, si è arrabbiato e basta, è un altro discorso. Ma quando ho visto che non giocavamo così tanto bene, mi ha detto di accompagnarlo fuori perché rischia di cadere, e però non c'entrava la salute onestamente, anche perché poi avete visto che lui tutta la conferenza stampa non aveva grossi problemi, insomma. Chiede Roberto dall'esterno per me.
se non è arrivato un po' il momento di tranquillizzarsi, da ridare serenità all'ambiente che sembra un po' smarrita in queste ultime settimane, che poi 10 giorni più che settimane, insomma. Sì, do ragione al signor Roberto, come dicevo prima, da domani mattina, come voi sapete, oggi è un riposo, da domani mattina è chiaro che c'è bisogno di tutti, di tranquillità, di serenità, soprattutto, cose che farò io, fratello, tutti quelli che saranno al campo, perché è chiaro che i giocatori hanno bisogno di questo, anche se devo dire a noi ci dimostrano tutti i giorni grande, grande serenità, onestamente. Però è ovvio che quando poi si sente qualcosina la serenità può anche andare via, ma noi faremo di tutto a tenere l'ambiente sereno, questo è sicuro. Poi ci dicono, direttore, bisogna puntare in alto, però magari questa è più una considerazione che una domanda, che secondo me se sto in classifica non è puntare in basso, è il mio parere personale. Poi, dato che al momento sembra non arrivino altre domande, ne ho io due. Sulla prima è un po' l'argomento che ha affrontato all'inizio, sul pagare. Allora, ieri Zironelli ha detto che comunque dopo Padova il patron ha riferito, ha detto alla squadra, quindi l'ha detto all'allenatore, l'hai sentito benissimo, eri lì. Dopo Padova ci ha detto: se non fate 9 punti in 3 partite, non vi pago. Ci aggiungo io che a me risulta che l'ultimo pagamento, l'ultimo mese pagato sia quello di agosto, e anche che dei ragazzi, soprattutto i più giovani, in questo momento stanno anche un po' facendo un po' di fatica dal punto di vista economico. Chiaramente, magari penso a un Tordini che è un primo anno con addestramento tecnico, dopo settembre, ottobre, senza prendere soldi, comunque dovendo pagare l'alloggio, no, magari il vitto, sta iniziando un po' a far fatica. Può essere un argomento che sui ragazzi più giovani incide in maniera particolare. No, sui giovani sicuramente, però io vorrei smentire una roba che è importante, perché da agosto non prendo gli stipendi, perché se qualcuno dice questo io mi prendo la mia responsabilità, ma ha detto delle bugie, cioè assolutamente non è vero che da agosto non prendo gli stipendi, loro avanzano, il mese è passato, stiamo parlando, se permettono, di ottobre. Ok, quindi hanno incassato settembre. Quindi, certo, quindi non Ok. devono dire chi li dice, e poi quello che dice il padrone è quello che dicevo agli inizi, ma poi voi lo sapete meglio di me che siete nell'ambiente, ogni Certo. volta che lui si perde la partita lo pago tutti, non pago nessuno, e qui devo spezzare un avanzo in suo favore, ragazzi, diciamo che è famoso se vogliamo perché è uno di quelli che ha sempre pagato tutti. Certo. Quindi, se uno mi dice, direttore, ma... Caduta la linea? È caduta la linea. Peccato perché stava prendendo piede, no? Va bene, Stava già prego. andando anche su tempistiche lunghe, ma per quello che No, mi riguarda, poi siamo andati fino alle 11 così, per è quello che mi interessante la riguarda. domanda di Enrico Gerosa, perché dice qualcuno mi può elencare le colpe eventuali di Fracchiolla, perché questo è un aspetto importante, perché sai, uno può analizzare un allenatore, però un direttore Allora, che ha fatto una squadra con un budget limitato non mi sembra che abbia fatto male, è quello che penso io. se noi avessimo avuto fiondate di soldi non avremmo preso un No, ma a casino parte di quello, giocatori. allora, ma come in tutte le campagne acquisti e cessioni, ci sono tanti aspetti positivi, ma c'è anche qualche aspetto negativo. Per esempio, l'aspetto negativo secondo me è che ci manca gente in difesa, ma ci manca sia numericamente che qualitativamente. Però queste cose vengono fuori dopo mesi che giochi, non puoi saperlo subito. Come secondo me, dal punto di vista dei giovani, abbiamo trovato molta qualità più di Chiamava? quella che avevamo l'anno Richiami? scorso. Sì, richiama, richiama. Per cui alcune cose sono andate bene, altre meno. Ci manca forse un centrocampista in più. Gli attaccanti sono stati presi comunque attaccanti di categoria, per cui voglio dire, poi sul fatto che sei... Eccoci qua, Angelo, scusami, è caduta la linea. Stavi dicendo giustamente sull'argomento stipendi. Matteo, Sì. ti sento Mi bassissimo. sente basso, Fausto. Sì, Diamo non l'alt sento niente quasi, pochissimo. Diamo adesso alza il volume, Angelo, che recuperiamo. Me la sentiamo bene.
quando la mente è già arrivata la voce, meglio. Ok, bene. No, dicevo che prima stavi giustamente affrontando con giuste precisazioni l'argomento degli stipendi, che faccio un po' la sintesi. A settembre è stato incassato, il mese di ottobre non ancora, se non sbaglio. Tra l'altro la scadenza è dicembre, metà dicembre, o sbaglio? Adesso poi... sì, ma tu fai scadenza generale, ma io vi posso garantire che quando si arrabbia dice non pago più, pago la scadenza, pago invece assolutamente no, sui soldi vorrei veramente aspettare una lancia sul pallone, certo. Assolutamente no. E vi dirò anche di più, che l'altro giorno, e vi garantisco che questo è verissimo, parlavamo a Soquadro, l'altro giorno, che poi domenica, che dicevo io, sono io quello che poi dice, gli ho detto degli stipendi, e dico, presidente, poi i giovani però ci sono dei problemi, e mi ha detto no, ma lo so benissimo, soprattutto sui giovani, dice va benissimo, quindi secondo me il problema non esiste, cioè non so chi l'ha detto, non viene rispetto, però no, io poi sai che questo è il mio compito, anche un po', no, dico, il mio compito è anche un po' il Fausto, poi io ripeto, dato che poi non è facile neanche ritrovarsi tra virgolette tutti insieme, anche se pure al telefono, e giustamente facciamo anche un po' fuori queste voci che circolano. No, ma il dito a me fa molto piacere che me l'avete chiesto, perché dovrei smentire questa roba, perché io almeno da quando sono all'Ecco, che sono ormai 5 anni quest'anno, sì. E abbiamo ritardato, che ne so, la settimana 5 giorni problema di banca, ma onestamente tutte le volte che il press ha detto non pago sono rimaste tutte lettere morte, sempre pagato. Sì. Poi l'altra cosa, poi vi ripasso eventualmente parola anche a voi due, prendo un attimo. Si diceva che poi altra voce di questa settimana è che già dopo Crema negli spogliatoi c'era stato un battibecco tra il patron. Battibecco, quantomeno il patron aveva detto all'allenatore, a Zironelli, la squadra non ti segue. C'è stato un po' questo. Quello che poi abbiamo rivisto un po' ieri sulla pubblica piazza, fondamentalmente, e che qualche giocatore, nello specifico un po' i senatori, Giocolano, Merlisala e via dicendo, gli abbiamo detto: no, patron, noi l'allenatore lo stiamo seguendo. E insomma sì, poi sì. No, ma c'ero anch'io, certo. Diciamo che lui era arrabbiato per la prestazione, ho portato via negli spogliatoi, quindi ero lì, so bene. Allora è chiaro che per la prestazione che è scaturita era arrabbiato, come voi sapete lui non accetta che abbia fatto male, non deve nasconderci, perché purtroppo è andata così. E lui credeva o pensava, perché me l'ha chiesto a me assolutamente, anche io gli ho detto no, a me non risulta una roba del genere, e lui pensava che sciorinando quella prestazione di Crema avessero qualcosa contro lui, invece devo dire che io Colano per primo, ma tutti si sono stretti intorno al mister dicendo assolutamente no, anzi ero dispiaciuto come tutti che la partita era tutta male, però io dico categoricamente che ci sia un problema con Gironelli. No, ma beh, poi si vede, ripeto, la squadra è viva, si vede, ma era già stato dato un ultimatum all'allenatore piuttosto che già a Crema. No, vabbè, ma questi sono sempre le rabbiature del presidente, però la squadra non c'entra nulla. Ok, la squadra è con noi. Io devo pensare che anche domenica sera ero fuori, ma non mi ricordo perché cosa, è passato Giocolano, è passato Ivan, è la prima cosa, allora le prime frasi di cui devo dire sono anche un po' orgoglioso, quando mi ha detto il direttore: noi siamo con te, con Fracchiolla e con il mister, quindi sì. Dimostra che sono attaccati al mio. Sì, poi me l'ha ribadito anche Merlisala dopo. No, io non vi racconto, vi posso garantire che è stata una cosa che ci ha fatto piacere. È chiaro, dopo la tensione, sentire dei giocatori che dicono queste cose fa piacere, insomma. Dai. Quindi il compito nostro credo che sia proprio quello che dicevo all'inizio, di tenere tranquilli loro e farli giocare come sanno giocare, perché poi alla fine sanno anche fare calcio, non è diversa. Certo.
sono nate due o tre partite un po' così, un po' errori nostri, quindi dobbiamo solo rimediare. Okay. Ecco, la cosa che ci scrive anche un nostro ascoltatore, che comunque è uscita anche in questa giornata di oggi, ci scrivono: ma le colpe di Fracchiolla, se ci sono, quali sono? Perché, cioè, dal di fuori si è visto che comunque questo direttore, con le possibilità, col budget che ha dato la società, ha sempre lavorato bene, e a maggior ragione quest'anno ha tirato fuori l'asso nella manica con Tordini, che secondo me non bisogna caricare di troppe responsabilità. Per esempio, una cosa che io non condivido, che ha detto il presidente quando ne ha parlato qualche tempo fa: non puoi lasciargli sulle spalle questa responsabilità, perché magari un domani un giocatore così si può valorizzare e monetizzare. Però io colpe di Fracchiolla sinceramente non ne vedo. No, allora io vorrei fare l'incanto da Tordini, che è un ragazzo umile e tranquillissimo. Vi garantisco che è una persona, anche per la sua giovane età, con i piedi per terra, io lo vedo tutti i giorni, ci gioco, ci rido insieme, e quindi vi posso garantire che intanto lui dimostra come maturità tanti anni più di quelli che ha. Le colpe di Fracchiolla o mio, di qualcuno, è chiaro che quando un po' la squadra va male o non gioca bene, bisogna prendersi delle colpe che il presidente piuttosto che qualcun altro ci danno. È normale che Fracchiolla credo che non abbia queste grandi colpe, penso anche che abbia lavorato bene sia l'anno scorso che quest'anno, quindi non so che colpe possa avere, se poi la squadra non ha reso o magari non abbiamo giocato come ci poteva giocare. Però è chiaro che se uno guarda il giocatore arrivato all'Ecco, penso che è una buonissima squadra, insomma, quindi tornando al padrone, lui purtroppo è così: quando si perde ci vanno in mezzo tutti. A Fiorenzuola sono andato di mezzo un po' io, un po' lui, o più io che lui, adesso sono andato di mezzo un po' lui, domenica l'altra, quindi è una girandola così. Però se poi vediamo la situazione vera qual è, lo vedete anche voi, siete più bravi di me, ci sono dei bravissimi giocatori, che voglio dire, dei nomi, qualcuno sta rendendo meno di quello che si aspettava, ma durante un'annata, scusatemi, capita che il giocatore che magari aspetti di più rende meno, poi si riprende. Quindi io bando a tutte le cose, penso che l'unica cosa da fare, questa è la mia idea, poi magari sbaglierò, spero di no, è semplicemente quella di stare addosso ai ragazzi, alla squadra, a tutti quelli che intorno sono all'Ecco, ecco. Fare una specie di barricata, chiaramente tra parentesi intendo una barricata dove bisogna proteggere solo e semplicemente chi lavora all'Ecco in questi giorni o la settimana o l'altra, come di tutti, in modo che quando si va via a giocare fuori casa o in casa, la gente deve essere un po' più tranquilla, e credo che darà molto di più, secondo me. Walter, un'altra domanda. Sì, ecco, vado giù piatto piatto. Se dovessimo perdere domenica, io non me lo auguro, per carità, cosa succede? Ci vorrebbe la lapide di Alavino, dovrebbe andare la palla, e allora potrei rispondere che può succedere di tutto, come potrebbe non succedere nulla. Strano ma vero, ma perché vi ripeto, padrona ormai lo conoscono tutti, lo sanno tutti, che al momento si arrabbia, dice delle cose che sicuramente non vanno bene, e quindi decidere oggi cosa può succedere ad Alessandria, ci vuole la lampada, non lo so, però io onestamente penso solo positivo. Diciamo che la domanda non me la porgo, e non ce la perdiamo nessuno, perché dobbiamo andare lì e cercare di giocare a calcio. Tanto cominciamo a fare una bella partita e dobbiamo andare lì a prendere schiaffi. E poi io, infatti, prima facciamo la considerazione, Angelo, poi magari ti salutiamo, sono anche le 22 e 26. Se metti caso la partita dell'anno scorso con la Juventus ce la ricordiamo tutti, noi dopo un quarto d'ora dovevamo stare 4-0, pali, traverse, miracoli, Nesta che sbaglia un paio di gol, non la vinci, perché poi su, tra l'altro, un'azione palesemente irregolare pareggiano, non la vinci, e se uno dovesse andare via dopo quello che è successo domenica,
c'è la rivoluzione e sarebbe una follia totale per come la vedo io. No, hai ragione, perché se tu, ma io parlo sempre di giocare a calcio, è chiaro che se fai la partita come la prendono attesa, la mattona andrà con l'occhio ovviamente, e c'è poco da dire, l'abbiamo vista tutti, bisogna piegare la testa e andare avanti a lavorare. Ma è chiaro che se vai dallo stadio a palle traverse e sbagli tre gol davanti alla porta, bisogna tenere conto anche di questo, magari viene a casa con un pareggio e uno dice no, dobbiamo vincere, però c'è la prestazione. E quella che tu stai dicendo, e mi auguro che sia la stessa dell'anno scorso, ma non del pareggio, bello di vincere. Però, siccome ci ricordiamo tutti la partita che doveva finire 4-0 per noi, non puoi dire niente a nessuno, non devi dire. Quindi, io capisco che c'è la tensione, la paura che possa succedere, però se giochi a calcio, secondo me, non deve succedere nulla, faremo in modo che non succeda nulla. È chiaro che se andiamo e facciamo certe prestazioni, tipo ripeto, la pagano tese, non vorrei correre altri problemi. Se vai a giocare e si gioca bene, si può perdere, si può realizzare, però poi abbiamo fatto una gran partita, almeno noi addetti. Certo, non so se avete altre cose voi due, dalla chat non arriva nulla, mettiamola così, direttore, ci risentiamo domenica, tanto poi ci vediamo, voglio dire, io e te ci vediamo al campo, quindi poi siamo lì a viverla. Ti toccherà sicuramente una settimana non facile, penso, forse la peggiore di quest'anno, credo, sicuramente, anzi scusami, guarda, è arrivata una domanda adesso, proprio live, il bello della diretta. Possiamo sapere l'eventuale alternativa a Zironelli? Immagino che la società non ci pensi in questo momento di far allenare la squadra da sola, chiaramente, o con, non saprei, l'allenatore della primavera, non so neanche se sia eventualmente in possesso della meditazione. Allora, intanto devo dire che qualcuno dice che devo dire che l'ha detto anche il presidente, intanto sì. Non si è avvicinato nessun allenatore, vi posso garantire, su quello che volete, poi magari i nomi nascono, ma nascono per vie traverse così, però non si è mai mossa la società a trovare un allenatore o a fare un cambio. Questo fino a questo istante vi garantisco, vi do la mia parola d'onore, che non si è mai cercato un altro allenatore, quindi questa è una roba che non esiste. È chiaro che non avendo cercato nessun allenatore non c'è il problema del mister della primavera o il mister non so di chi, sì. L'allenatore è Zironelli, cioè voglio dire, anche perché me ne parlano tutti veramente bene, anche i giocatori, chi non è che i giocatori parlino spesso bene degli allenatori, bisogna dirlo. No, certo, ma sono d'accordissimo, io l'ho sempre detto dall'inizio, cioè a prescindere che lui è un signore fuori dal campo, ma quello vabbè, quello l'ha dimostrato anche ieri, certo, e anche ieri lui è venuto tutti i giorni, quindi è un sì, ma poi secondo me è un bravissimo allenatore, credo che un po' la carriera parla, ha allenato squadre importanti, insomma, dai. E poi è chiaro, va male una partita e amen, però come allenatore secondo me non si discute, questa è la mia idea. E poi sempre Mario, quindi dopo aver ascoltato la tua risposta puntuale, chiede: quindi c'è la minaccia di smontare il team tecnico in 7 giorni, Fracchiola compresa, senza un'alternativa? No, secondo me no, perché evidentemente l'intenzione non è questa di smontare nulla, anche se poi il signor Mario potrà dire la direttore del presidente ha detto, ma quello è un'altra bomba. E purtroppo il presidente quando si arrabbia dice tante cose, io posso anche garantire che non si sono avverate, e se andiamo indietro col tempo avete visto che ad agostino qualcuno mi chiedeva è stato trattato bene, non è che è stato trattato bene, perché il presidente anche ad agostino più di una volta l'ha minacciato di, e poi alla fine sì. Ha finito il donato, dai. Infatti ce lo stavano chiedendo adesso, perché si è data fiducia ad agostino per un anno e non a Zironelli, perché sì. Al momento siamo comunque, l'allenatore al momento è sempre quello che è stato nominato a luglio. No, ma allora ha ragione, rido, sai perché? Perché voglio dire, D'Agostino ha le sue pressioni, le sue critiche da parte nostra, li ha sempre, li ha avuti anche lui, non certo. È vero. È chiaro anche che abbiamo fatto di tutto per andare a fine anno,
ed è quello che stiamo facendo oggi, domani e fra 20 giorni, insomma, facendo di tutto andare a fine anno, anche perché almeno ognuno fa le sue idee, ma cambiare a sesto posto, perché mi pare che se non sbaglio siamo sesti, no? Sì, certo, che è un buon piazzamento, è un piazzamento in linea, credo, con quello che vi siate prefissati inizio anno, tu, il direttore Fracchiola, che sicuramente, ricordiamo, quei giocatori ha fatto un bel lavoro e tu ci hai messo del tuo. Certo, certo, non smettiamo mai questo, ma poi ragazzi, per andare in Serie B ci vogliono altri giocatori. Ci serve anche una struttura diversa. Poi io dico che se non arriviamo sesti, come ho detto, è vero, l'ho detto, lo dirò, sesti, quinti, quarti, noi almeno, noi addetti siamo contenti, perché è chiaro che più di là non puoi andare, oppure sì, i miracoli, ma una volta nel calcio c'erano, ultimamente non ci sono più, quindi difficile. È chiaro che non si può aspettare di andare a vincere il campionato. Noi cerchiamo di fare il campionato più che lo si può dire, buono, bravi, metterci tutto e arrivare lì, ma purtroppo siamo lì da quarto, quinto posto, se non è il quinto e il sesto, ma penso che se anche così bisognerebbe essere contenti, insomma. Assolutamente, credo che abbiamo finito. Allora ti faccio l'ultima cosa, è la mia considerazione, la facevo oggi al telefono con un amico, dicevo, qualcuno ha fatto il parallelismo con, lo sappiamo, no, non sto a rimangare il passato, l'esonero di Gaburro, però confermami questa cosa, allora c'era non era tu, internamente quantomeno, e poi l'avevi detto anche tu, dopo l'esonero non era tutto rose e fiori. Quest'anno, a differenza di allora, quello che io percepisco da comunque esterno è che c'è una certa unità di intenti tra di voi, con lo staff, con i giocatori, la società, al di là di quello che è attualmente magari il momento che vivete col presidente, che sicuramente non è facile e credo che non incontri il favore di tante persone in via Don Pozzi, sarebbe strano altrimenti. Sì, ma sono d'accordo, anche te, ripeto, quell'anno di Gaburro, tanto di cappello, ha vinto, sappiamo tutti come ha vinto, quindi non si può dire nulla. C'era un po' allora un po' uno scollamento, ma ti dico sempre la stessa roba, certo. Ma i giocatori che non andavano proprio d'accordo con il mister, però sai, vinci, quindi quando vinci ti vinci, certo. Tanto è vero che lui sta facendo bene anche dove arrivi, ma il problema dello spogliatoio quest'anno, hai detto benissimo tutto te, non esiste proprio, perché c'è veramente serenità, tranquillità, io non ho mai visto in questi 5 anni, ma questo è vero, una serenità, ma poi tra di loro stanno sempre insieme, mangiano insieme, giocano insieme, si allenano, cioè voglio dire, ma proprio veramente quest'anno io credo che in tutta la Serie C non esista uno spogliatoio come il Lecco. Questo è un vanto mio, del direttore, del presidente, di tutti noi. Io vi posso garantire che veramente loro non hanno dato nessun problema, ma assolutamente, persone che vanno d'accordissimo, beviamo caffè insieme, cioè veramente c'è armonia, e questo è importante. Ecco perché dicevo prima, purtroppo dobbiamo blindare questo, certamente noi addetti ai lavori, che è molto importante che uno spogliatoio unito, lo sapete anche voi, però lo è come lo è stato ieri, lo sarà domani, e vi garantisco che per tutto l'anno lo è. Ok, qua adesso io giustamente devo fare il mio, dicono chi si può sapere chi remava contro Gaburro ai tempi, chiedono. Ma allora guarda, io Matteo Romano è anche una passata, mi dispiace, ma ti rispondo comunque. Allora, per una volta, così almeno, ecco, dai, così la facciamo fuori, Angelo. No, ma io non ho niente da nascondere. Allora, mi sono additato io, diciamo, per le sonore di Gaburro, almeno così mi hanno raccontato. Io ho parlato con chi doveva parlare in tempo, ho detto: signore, mi dispiace, ma io proprio non sono andato a chiedere nessun esonero, soprattutto di Gaburro. Io ho sempre detto che a me non piaceva come si proponeva Gaburro, è un'altra cosa. Cioè, faccio l'esempio, Gironelli con i giocatori, che riesce a ridere, a scherzare, mentre Gaburro era una persona che diceva, perdeva, né grazie né prego, ma non a me, il giocatore, ma questo lo dicevano loro, però è un modo suo, quindi ognuno ha il suo modo, il suo carattere, quindi
accettato il periodo in cui ero io quello accusato di aver fatto di tutto a mandar via Gabur, ma la realtà vera è che, anche se poi hanno smentito, che in una delle ultime riunioni che era stata fatta allo stadio, allo stadio in sala stampa, ma io non c'ero, quindi non potevo neanche essere l'autore, c'è stato qualcuno che ha detto al presidente che il ministro ha detto che il presidente non capisce niente, per non dirti cosa, non capisce un ca. Quindi si è scatenata la sua paura. E da lì è partito tutto un insieme di cose. Poi vuoi che le prime partite non andavi bene, vuoi quello che vuoi, parlo della C ovviamente, è venuto fuori l'esonero. Ma alla fine gli addetti ai lavori, quando l'hanno capito, questo Valasse è uno dei primi che poi ha capito, ha parlato con me delle ore, certo, e ha capito questo, basta chiedere a Valasse, a Paolo, certo, che effettivamente l'interno, se uno dice amavamo Gaburro, penso di no, ma nessuno faceva le guerre, ma anche perché fa la guerra un allenatore che vince quei modi là, penso che sia da pazzi, cioè non so chi poteva mettersi a fare la guerra. Allora quello che è il risultato, quello che ho saputo io, è stata pronunciata la frase ahimè non voluta, voluta, è vera, non è vera, non c'ero, ed è stata riportata da un giocatore al presidente, e da lì è creato tutto, tutto. Sì, sì, no, capito, è un po' anche la stessa versione che so che voi. No, no, io ti dico la mia, perché poi. Sì, sì. Poi c'è dall'altro, allora non lo so neanche io. Ma io so che da lì era venuto fuori un po' di marasma, se la ho preso, come via. Ricordo bene quei momenti. Io ti dico, guarda, ti posso solo dire che talmente ero io quello che volevo tutti i costi mandare via Gaburro, che lo seguo tutte le domeniche, penso un po', chiede a Paolo, quando gli ho detto cosa fa Gaburro, cosa ha fatto lì a Gravina, cosa facendo di là, lui si meravigliava e fa, ma tu segui Gaburro? Certo, io dico io i risultati prima che gli dica lui, e quindi lui ci è arrivato. Beh, per il momento è facile, le ha vinte tutte, tranne in Coppa, ma vabbè, sappiamo che è un appendice fastidioso. No, vabbè, Matteo, ho capito che le ha vinte tutti, però devi anche dare del tuo, non è che puoi avere anche il Monza e c'ha 24 titolari, però non è che le vince tutti, voglio dire, devi dare anche del tuo. Adesso io non è che sono qui a alloggiare nessuno, però penso che metta anche lui, io ne sono un sacco per poter vincere a Carrillo, dai, certo, anche perché non credo che abbia questa grossa squadra, cioè noi quell'anno lì avevamo anche dei grossi giocatori, a Rimini sì, era buona squadra, ma io credo che lui ci sta mettendo il suo, certo, almeno per quello che seguo io, poi non lo so, però credo che l'allenatore può avere 24 campioni, però deve mettere sempre del suo, anche perché tenere insieme anche te non è facile, quindi. Va bene, direttore Angelo, ci vediamo domenica allora. Buona settimana, mi raccomando, ci sarà un bel lavoro mentale da fare su chi domani arriverà con la faccia da funerale, sicuro. Perché... Va bene, grazie per il grazie. Grazie. Grazie, buona serata, arrivederci. Ciao. Eccoci ciao. Qua. Abbiamo finito. Lunga, però vabbè, noi diciamo sempre è quasi meglio se non ne parliamo neanche, no? Però adesso abbiamo un po' di messaggi indietro, Fausto, tra cui un vocale di 5 minuti, anzi direi di partire da quello, poi andiamo con i testuali, non so se vuoi mandare un minutino di pausa così va bene, facciamo così, bello, perché non c'è www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci qua. Allora, andiamo con quel vocale, Fausto, ce l'hai già pronto. 5 minuti. Accendo l'acqua del Ciao tè. Ciao a tutti e forza Lecco. Allora,
parto, non voglio parlare della partita con la Virtus Verona perché vabbè, lascia il tempo che trova dopo l'ennesima sparata del patron di Nunno, al quale ancora per l'ennesima volta dal mio punto di vista personale dico grazie per gli sforzi che sta facendo, però nello stesso tempo è incomprensibile l'atteggiamento che ha tenuto in un'occasione non solo di questa partita, ma leggendo le interviste, capendo alcuni malumori di Fracchiolla, di Maiolo, dell'allenatore, qualche scricoglio tra i giocatori, pare che questo clima di insofferenza duri da qualche settimana. Mi chiedo il perché, cioè siamo arrivati al punto di buttare via l'acqua sporca e il bambino. Ragazzi, siamo sesti in classifica con una squadra profondamente ringiovanita da Fracchiolla. Anche qua non so cosa si pretende, ha ragione Zironelli in intervista che si dice mi è stato chiesto di fare minutaggio, il budget che si è investito è inferiore rispetto a quello dello scorso anno, investendo sui giovani, dico anche Press, calma un attimino insomma i risultati alla lunga, secondo me, soprattutto nella seconda parte del campionato, con una rosa giovane e fresca e, se mi permette, con due innesti sulle fasce, sugli esterni, perché il Lecco è un po' debole sul discorso degli esterni, l'ho detto anche in trasmissione settimana scorsa quando viene fermata Zambataro o qualcuno in infortunio come nel caso di Giudici, siamo molto prevedibili nella facilità di lettura del gioco. Ecco, credo che, e poi se mi permette anche una pedina dietro in difesa, Enrici non vale Cautz, ma lo stiamo testimoniando non tanto su un discorso di posizionamento, anche sul valore degli uomini, perché Cautz lo scorso anno su calcio piazzato era difficile farci gol e lo stesso qualche gol l'ha fatto. Stiamo veramente in sofferenza. Ecco, se proprio si vuole cercare nella disamina delle parole di Nunno, che ha sparato a zero un po' su tutto, qualche critica si può muovere, per carità di Dio, magari ad una rosa che non appare eccelsa nei ricambi o a qualche punto interrogativo che ci chiede ma sto Bia, sto Reda, sto Sparandeo, ripeto, a cosa sono stati presi, per far che cosa? Buso ha dimostrato francamente ieri che se dovesse avere più minutaggio potrebbe essere un dodicesimo uomo che può subentrare, peraltro apprezzo anche comunque, anche se Zeronelli, a quale la mia massima stima come persona, tecnico, preparato, è una persona equilibrata sia in quando parla e anche nella gestione della partita, dovrebbe anche lui iniziare a scegliere un 11 titolare e da quell'11 non più fare dei cambiamenti così forti, ovviamente facendo conto di squalifiche, infortuni, per carità, però anche lì si deve arrivare a una svolta. Però dico anche che Zeronelli sta facendo in modo di portare tutti in condizione, dato del minutaggio a Galli, lo chiedevo in trasmissione lunedì scorso, quindi io non mi rimangio quello che dico, sta dando dei minuti anche ad altri giocatori come Morosini, che all'inizio anch'io non ero un suo grande ammiratore, al di là del gol fortuito contro la Virtus, però sembra crescere in condizione. All'inizio, nelle prime partite, ha portato Ganza ad avere qualche minutaggio in più, però sono anche onesto di Nunno, stando in panchina, vivendo la realtà tutti i giorni, potrebbe anche aver capito, inteso che c'è qualcosa che non va a livello di spogliatoio, di squadra. Questo francamente, ecco, potrebbe essere un'altra cosa che noi tifosi non addetti al lavoro non conosciamo, dalla sparata grossa che ha fatto, perché non mi sembrava fermarsi unicamente sul risultato, perché se fosse stato il risultato questa cosa l'avrebbe detta in maniera più forte dopo la partita di Crema, dove, ecco, si può imputare a mister Zironelli per la partita di Crema di aver avuto un po' le idee confuse, a differenza di quella di Trieste, dove praticamente la squadra non è scesa in campo nella maniera più nella maniera migliore per affrontare un avversario di valore come la Triestina. Perché questa settimana? Quindi vuol dire che c'è qualcosa che effettivamente noi non capiamo. È un peccato, torno a ripetere, perché stiamo valorizzando i giocatori, anche in provincia di Bergamo, dove ho già detto vivo, quindi conosco un po' la realtà della tifoseria, dell'Atalanta, di chi segue questo mondo e strizza l'occhio anche all'Albino Lefe nel vederne i risultati, siamo visti come una società che sta puntando molto sui giovani, anche su alcuni giovani dell'Atalanta, e li sta valorizzando, soprattutto grazie anche alle partite di Sky. Per cui veramente lo trovo strano. La società ha fatto degli sforzi per trovare dei nuovi partner che pian piano si stanno avvicinando all'Eco. Quindi l'invito è, ognuno faccia un passo indietro, ci si ricompatti, si parli possibilmente di meno e si arrivi a gennaio. Dopodiché a gennaio si vede un attimino quello che si è raccolto in termini di punti e di idee.
Sì, perché per gennaio secondo me, sì, perché se arrivi a gennaio con questa struttura poi non sarà neanche facile tenere determinati giocatori. Certo. Quindi Ivan, magari tutto questo discorso faccio un appunto, è un discorso ricco, interessante, con la sua logica. L'unico appunto che faccio è i Cauts, sì, abbiamo messo Errici, c'è un discorso under da rispettare, certo. Tre devono sempre stare in campo, un quarto deve fare un minuto, ci si dimentica che l'anno scorso Pissardo era under, quest'anno certo. No, Pissardo è over. Nella valutazione, ma sbaglio anch'io, cioè va capito il mister o la società che igiene vuole fare il minutaggio, tante volte possono sembrare anche dei cambi spiegabili, ma sono dettati ovviamente da ci sono anche delle logiche, è incassato, hai preso un giocatore a zero, gli hai fatto un biennale, un giocatore forte che chiaramente deve farsi ancora certo, quindi Ivan un po' anche ci sono queste logiche, poi pur risparmiando non li hai mai avuti, li stai forse riavendo adesso, sono due anni, sì. Che puoi spendere comunque col piede forte sinistro sull'esterno al posto di Zambataro, insomma mancano anche un po' questi dettagli, certo, che comunque dettagli, se andiamo dettagli. A vedere fino adesso comunque il giocatore ha cercato di farle roteare il più possibile, quindi non è che il discorso che ci sono poi ovviamente dei giocatori, ma in tutti i tecnici che magari non sono nella primissima scelta in testa al mister, quindi va rispettato anche questo tipo di aspetto. Poi sono convinto che andrà comunque a valorizzarli tutti, sono d'accordo con quello che diceva Paolo e sul fatto che comunque Buso io lo vedo in prospettiva, ieri non mi è dispiaciuto per esempio. Se si considera che è un giocatore che ha giocato poco e mai. Esatto, quindi bisogna secondo me lavorare anche in questo tipo e cercare di valorizzarlo perché può essere una pedina importante e fondamentale con noi come anche altri giocatori. Sì, no, il ragionamento che ha fatto l'ascoltatore è condivisibile, poi comunque fatto in termini moderati come si richiede. Quindi ha espresso il suo parere. Ti parto da un presupposto che se uno urla non lo ascolta. No, infatti, in maniera molto, molto civile, condivisibile in quasi tutti gli aspetti che ha esposto, per cui niente da dire, io condivido in maniera quasi totale. Sì. Non sono così d'accordo sul discorso di Errici con Cauts, perché Errici secondo me, calcolando che è un 2001, sta facendo un ottimo campionato. Perché in questo momento non ha riserva. Certo, purtroppo ci manca la fisicità, ma questo ci manca. Sparandeo è anche un bel toro comunque. Tanto che Sparandeo è stato un po' un pollo lui, nel senso che da quanto ho capito è arrivato, aveva ancora qualche giorno prima di concludere il percorso di recupero da un infortunio che aveva avuto a Benevento, che lui è arrivato a titolo definitivo dal Benevento e via dicendo, ma qualche giorno doveva recuperare un'elongazione se non sbaglio. Non l'ha fatto, ha voluto accelerare di una settimana e ovviamente si è stirato, strappato. Lì perdi il tempo, poi rientri e non è facile rientrare. Poi sono d'accordo anche sul discorso che a noi ci mancano due esterni d'attacco, sia a destra che a sinistra, rapidi, veloci, che riescano a saltare l'uomo, fermo restando almeno un centrale forte, perché vabbè, più che altro che non abbiamo i cambi. Poi ecco, una cosa che voglio fare una precisazione sul discorso della comunicazione, perché abbiamo un sacco di giocatori infortunati ma non sappiamo di che cosa sono infortunati e quanto tempo resteranno fuori. Giudici un mese e mezzo. Ecco, perché io, ma così per caso, ho sentito che Giudici ha un problema abbastanza delicato, per cui... Ci vorrà, ce l'hai probabilmente il girone di ritorno. Però questo secondo me manca un po' la società, nel senso di... Comunque dire, se sta fuori tre mesi, sta fuori tre mesi, uno lo sa e basta. Perché Giudici quest'anno secondo me stava facendo il miglior campionato là. Da quando ha iniziato a giocare. Certo, è perso nel momento migliore. E certo, e quindi è sicuramente una mancanza. Poi abbiamo Zambataro che è un giocatore fortissimo secondo me, per cui sì. Però ci mancano le alternative, ecco. Fausto, mi prepari quei messaggi che avevamo su quelli di testo, è arrivato anche uno di Roberto poi in corso di trasmissione, intanto che parlo, eccolo qua, vedo prima l'anteprima da là e poi che arriva, eccoli qua. Parlare della partita diventa superfluo, bella reazione della squadra e due doppi svantaggi, dato che le risposte ce le ha date la sala stampa, lì si capisce dove nascono i problemi delle recenti partite, è palese che la squadra gioca con una pressione addosso che non è normale, mi chiedo dove, eccetto se Serenio, accadano cose simili. Ragazzi, su Serenio poi situazione complicata direi.
Va bene i soldi, va bene averci salvato dal fallimento, ma mi chiedo che senso abbia mettere in piedi un progetto così bello ed interessante tra Academy, donne, tra l'altro 16-0 ha vinto con Parabiago, settore giovanile e prima squadra. Ricordiamoci che siamo sesti in piena zona playoff, quando poi tutto viene preso a picconate alla prima difficoltà. Scaricare un vagone di merda in sala stampa davanti a tutti sull'allenatore a cui è stato chiesto di fare minutaggio e non di vincere il campionato, e che si trova in piena zona playoff dopo 11 partite, sul secondo allenatore alla prima esperienza, su un DS che è un fuoriclasse per la categoria, dove senza di lui col cazzo che scoprivamo uno come Tordini. Se ci sono problemi, i panni si lavano in famiglia, non in piazza davanti a tutti, facendoci ricoprire di ridicolo. Non è normale che un presidente di una squadra professionistica, scritto in maiuscolo, dico per chi è collegato via audio, si siede in panchina tutte le domeniche, e a chi piacerebbe avere il proprio datore di lavoro dietro la schiena? Non è normale, dopo una vittoria contro una corazzata come il Padova, vedere a conferenza stampa carica di nervosismo anziché di gioia e sentire un presidente dire: per fortuna abbiamo questo giovane che ci salva la baracca, e minacciare le persone di non prendere lo stipendio se non proseguono con altre 3 vittorie. Così non è normale, potrei continuare fino a domani. Non oso immaginare cosa sia successo dopo la sconfitta con il Renate. Tutto questo danneggia ciò che di buono vi hanno fatto. Possiamo pure dire addio a Fracchè alla fine stagione. Anche in caso di ricucitura, voglio vedere perché debba rimanere in un ambiente così ingrato nei suoi confronti. Una roba come quella di ieri in sala stampa, nemmeno quando era in seconda categoria l'ho visti. Non si può nemmeno riparare una cosa del genere, nemmeno con scuse pubbliche. Che schifo, nonostante tutto, forza Lecco. Tra l'altro, infatti, poi con Gianluigi oggi scherzavo perché abbiamo giocato anche contro i tempi in seconda categoria. E comunicativamente parlando, vabbè, c'era cose più normali. Condivido al 100% quello che dice. Sì, poi infatti qualcuno scrive: Mario, personalmente, esatto, da tifoso blu celeste da quasi 50 anni ritengo indecente e ingiustificabile quanto accaduto domenica. Indipendentemente dal rendimento, un presidente non può parlare ai professionisti come se fossero degli animali. Mi spiace, non è accettabile, punto. Se Ganz chiedesse la cessione non lo biasimerei, al di là del rendimento ad oggi deludente. Infatti Zironelli ha detto una cosa molto seria dopo Padova: la minaccia di non pagare gli stipendi, qual è il fine? Ma per me lo sta in cielo in terra. Sì, vabbè, ma allora qui siamo alla follia pura, per cui direi che allora in questi casi, secondo me, allora l'unica soluzione per cercare di andare avanti è quella di far finta di niente, perché sennò non si viene più fuori. Lo so che dura, però cioè alternative non ce ne sono, cioè, perché se uno comincia se uno prende seriamente quello che ha detto in sala stampa ieri, cioè non si viene più fuori. Cioè, mi immagino come Gazi. No, assolutamente. Per cui l'unica soluzione per poter proseguire, che già adesso non so se fino a gennaio o quello che è, cioè, è quello di far finta di niente. Guarda, cioè, ma mi sembra che Ganz sia un altro mentalmente lo so. Al 100%. No, ma non esiste una roba. Io te l'ho detto, io mi sono sentito mortificato io per quello che ho sentito dire nei confronti di queste persone. Perché veramente sono dei professionisti seri, gente che lavora seriamente, gente umile, che veramente dà tutto per il Lecco. E sentirsi dire queste cose, credo che sia, come posso dire, ingeneroso e a dir poco. Per cui purtroppo le cose le conosciamo e in questo momento alternative non ce ne sono. Quindi bene, alternative, hai ragione Vatte, però certe cose vanno puntualizzate e vanno certo. Ogni 15 giorni sei sotto la friggitrice, gli sponsor non ci danno i soldi, non c'è questo, non c'è quest'altro. Cioè, allora da quel punto di vista lì, sì, perché l'insoddisfazione, poi ripeto, la storia ci dice che poi quando è starnato queste cose il giorno dopo ha comprato 3 giocatori. Quindi è per quello che secondo me è un rapporto che non si va a creare bene, ma alla fine non fa bene a prescindere dalla società. Ah certo, assolutamente, sono d'accordo. Quindi uno dice: come fa a avvicinarsi della gente potenzialmente interessata a prendere delle quote, a dare della sponsorizzazione, a dare di fatto della credibilità, perché poi alla fine c'è, cioè, un bilancio di una società e quello che dice lui si fa con tante cose, sono le gocce che poi fanno diventare il mare, però alla fine
Cioè, io veramente sono rimasto sconcertato, perché è come se... Sì, ci ha fatto fare una figura di merda in tutta Italia. Certo, no, poi possiamo stare qua a girare il mestolo, cercare di mischiare, no? Sì, ma sì, no, siamo su tutti i quotidiani, sia digitali che... Ma infatti... di merda a tutti, cioè io non riesco a far finta di niente. No, ma cazzo! No, ma poi dico, ma anche allora, i calciatori comunque poi... sono suoi dipendenti, cioè tu non devi parlare ai tuoi dipendenti così. Ma cioè, difendi il tuo patrimonio, è la prima cosa che ti dicono. Cioè, se tu apri un'attività, difendi il tuo patrimonio. Esatto, no, cioè, è quello che mi lascia lì, perché comunque poi capisci che probabilmente sono cose che ha detto di pancia, ma allora cioè, come dire che se un giocatore in serie gli prende una bastonata e gli spacca il cranio, allora tutto è giustificato, ci devono essere delle regole. Da questo punto di vista, quindi il fatto stesso che comunque già anche per un allenatore stesso, cioè io ho ascoltato le parole che sono state dette e uno va sulle lezioni intervista, cioè lui ha detto una cosa al Milter, fa vuoi che me ne vado? Se devi mettere 5 giocatori me ne ha messi 2, ma alla fine cioè, se tu prendi un allenatore e hai fiducia di lui lo lasci lavorare, poi alla fine quando gli dai un tempo, gli dai un qualcosa. Perché anche lì è inutile che si fa finta di vedere, cioè ieri il testimoniato delle nostre immagini ha iniziato il discorso quando ha fatto i 3 nomi delle persone che potenzialmente erano trombabili la settimana successiva, quando ha visto che è entrato Fracchiola, gliel'ha ripetuto, E allora, cioè alla fine, noi possiamo giustificare un aumento di impeto, quello che sia, ma le parole, se hanno un significato, io non riesco a pensare che quando una persona mi parla, mi racconta delle cazzate. Allora, parto dal presupposto che lo stato d'animo di Zironelli, qual è questa settimana? Malgrado cerca comunque di portare l'ambiente e portare i giocatori in una certa maniera. E dopo le parole stasera di un numero 2 della società, che ringrazio, si è prestato a dire la propria, cioè uno come cosa ne esce stasera? La domanda l'ha fatta anche qualcuno, ma nel momento in cui è domenica e noi non vinciamo, cosa succede? Poi anche qua, l'allenatore in seconda cosa c'entra? Perché attenzione, cioè uno va a fare i nomi in maniera diretta e poi dice non ho le alternative. Ma allora se uno deve dare uno scossone da 3000 volts non lo fa in quei termini qua, magari lo può fare in maniera legittimata nelle quattro mura dello spogliatoio, lo chiama in ufficio e gliela dice. Sì. Però ecco, è questo che non riesco proprio a capire. Certo che se io fossi un dipendente della Calcio Lecco e mi dà del ciuccio e mi hanno comprato al mercato del Cavalli, mi girano i coglioni. No, sono d'accordo. Ma ci do una testata, scusa, perché poi manchi di rispetto, viene a mancare. Ok, se no, una persona di una certa età è quella, è tutto. Dispiace perché poi alla fine lo sappiamo tutti che l'emotività del presidente c'è e poi magari soffre e non vuol vedere, però. Anche le persone, secondo me, che gli sono vicine devono cercare alla fine di tenerlo un po' lontano da queste cose. Perché poi alla fine è la chiave di tutto. È la società. E d'altronde, cioè io ripeto, si è notato che, malgrado questa società, comunque sta facendo anche dei cambiamenti proprio per arrivare a essere una società comunque professionista. Cosa che noi abbiamo sempre detto e sono determinato negli anni. Però parto dal presupposto che queste cose non fanno bene all'ambiente. Poi uno è legittimato a dire tutto. Se poi il sistema di confidenza, però attenzione, non esternato davanti a dei giornalisti che poi fanno il loro mestiere di riprenderlo, scrivere, registrare, mettere sulla rete. Cioè tu Walter stasera sei arrivato in radio e mi hai detto Ivan, da tutte le parti hanno scritto quella cosa qua. Sì, su tutte le guarda. Ha fatto una figura di merda. Non fa bene. E se non fa bene, uno dei nostri compiti è anche quello, ripeto, di sottolineare e di dirlo. Allora, infatti Mario diceva una cosa che per me è magna carta. Scusate, far finta niente poi, non aveva soldi e Fracchiola gli ha fatto la squadra facendo pagare gli altri. Dato di fatto, certo. Si lamentava dell'assenza della città e sono arrivati gli sponsor. Come ha detto Maion, non è quello che ti cambia la vita, però. No, sono d'accordo. E poi va bene che non ci sono alternative, ma la mia città la rispetta, appunto.
No, ma sono d'accordo, ma il discorso che facevo io, che ci vuole un sacco di tempo a mettere insieme, a creare e a fare, e poi basta 2 minuti per distruggere tutto. È come quando ti metti indietro. E certo, e quindi è questo che dispiace. Io, come ripeto, sono mortificato per loro, perché quando ho sentito l'intervista ieri sera mi sono cadute le braccia, perché dico adesso va bene tutto, però qui ieri si è veramente superato il limite. Poi voglio dire, qui si tratta anche di un discorso di educazione, perché adesso possiamo metterla giù come vogliamo, però un po' di educazione, un po' di rispetto non guasterebbe, perché poi uno può avere, può essere arrabbiato perché non si vince e via discorrendo, però cioè educazione e rispetto devono essere alla base di tutto. Bastato poi tra le e questo purtroppo, bisogna dirlo, non c'è, e quindi questo secondo me è una grave mancanza a prescindere. Dopodiché possiamo parlare del resto. Tanto poi ieri, giustamente, non si vede poi, credo, forse si intravede qualcosa. Poi ieri Fracchelli è andato dietro presidente, no? E si sentiva urlare, ovviamente, perché voglio dire, cosa vuoi fare? In quel momento il discorso è partito da una roba tipo: ma noi non dobbiamo giocare con i giovani quest'anno, presidente? Non è più così? Una roba così, poi sono andati là in fondo. Sì, vedo posto. La chiudiamo lì. La stessa cosa che è successa a Gaburro la prima intervista, quando ha perso ad Arezzo, che lui ha detto le cose e gli ha detto: scusate, ma avete detto il minutaggio e questo, quest'altro. Nessuno ha detto che devo far minutaggio. E allora vedi che poi alla fine torniamo bene con le cose. Beh, qua d'accordo. È normale che poi quando uno vince, e però bisogna anche capire che non tutte le domeniche sono così, e ci sono gli avversari che praticamente partono dal presupposto che vengono qua a fare la propria partita, quindi ripeto, poi sbagliamo sulle palle native, ci pensa l'allenatore a risolvere quella cosa qua, per esempio, perché è un suo compito. Certo, o se no al mercato di gennaio prenderanno un difensore, questo è chiaro. Cioè, però, si chiama riparazione per chiaro, no? Ma infatti, ma voglio dire, le cose tecniche si possono sistemare. Questo genere di cose invece che sono accadute ieri, secondo me, lasciano il segno comunque in ogni caso. Io lo giuro, da un certo punto di vista, neanche la prima conferenza di Franciosa a cui Fausto c'era era così surreale. No, Fausto, cosa dici? Le abbiamo sentito una valanga di puttanate assurde, poi vabbè, fortunatamente è arrivato un petardo che ha rotto l'impasse. E vabbè, lì poi sono usciti tutti, ho detto vabbè, è andata a cagare, ciao. E che era andata proprio così, non è che me la sto inventando, no? Era andata proprio così con Caste anche ai tempi, bellissimo. Con Tacchinardi, giustamente ricorda Albino, sì, era stata... Però non era surreale, perché ha proprio litigato davanti a tutti. Sì, beh, con Tacchinardi... Non era surreale perché non c'era nessuno che parlava. Esatto, c'è stata una litigata lì in diretta davanti a tutti, ero presente anch'io. Infatti qualcuno oggi mi diceva, prenderà Tacchinardi, ho detto, boh. Ma Tacchinardi non viene più. Tacchinardi quest'estate è stato vicino, però avrebbe avuto una figura di un altro tipo, però... al fianco, no? C'è anche Zironelli da solo. C'è anche qualcuno che oggi mi ha scritto: speriamo che non torni da questo. Non può per regolamento. Ma poi è l'ultimo in classifica, no? Sì, è lì, no? Ecco, appunto, quindi... Bene, è che si possono allenare due squadre allo stesso momento. No, ma anche se lo esonera, l'unico che può... Se Fracchella si dimette oggi, l'1 di novembre, poi può andare un'altra squadra. In Italia l'allenatore che si dimetta, che venga esonerato, se viene esonerato è ancora sotto contratto, anche se si dimette, viene esonerato e scinde via dicendo, non può allenare in Italia ancora, deve andare all'estero fino al 1 luglio, può firmare per un'altra italiana. Ma secondo me la sua età può cambiare e trattenersi, non dovrebbe proprio parlare alle telecamere. Per come la vedo io, no, ridetto, penso che Ivan sia... Sì, beh, no, la sua età, non cambiamo noi che abbiamo qualche anno... Ma proprio perché non si trattiene, evita. No, vero, sì. Poi questi sono disastri mediatici, ragazzi, perché veramente... Veramente una tragedia. Io cosa avevo detto del Serenio due settimane fa, ha detto, non sta vincendo in terra quello che può dire un presidente, poi vai te, fai pure peggio. Questo è il problema fondamentale, cioè non è che dici serva, dice una cagata, non è che dire no, va bene, no. Il metro che abbiamo, però, quello. Ecco, per esempio, sul discorso di Erba, io ho letto bene l'intervista che ha rilasciato. Ma allora, dico prima, a parte che è espressa con concetti diversi. E poi c'è un fondo di verità in quello che lui dice, perché sul modo possiamo. No,
ha fatto un'intervista dove ha sparato a zero, però voglio dire, sì, c'è molta verità in quello che... Ti dico quella di settimana scorsa, ti dico quella di qualche settimana fa. Quella che l'ho letta anche io settimana, ha delle cose che ci stanno. Io ho letto l'intervista integrale, quindi me la sono riletta proprio oggi, guarda. E, ci sono molte cose che infatti il bilancio della Lega Pro ha delle voci che sono, no, non è disestato, però ci sono dei costi per consulenze esterne che parliamo di milioni di euro, quindi voglio dire, tra l'altro la società che ha acquistato la sede di Firenze dove io sono stato della Lega Pro, che è una villa bellissima, sì. È una società che è stata fatta ad hoc sempre dalla Lega Pro, che si chiama servizi, capito? In pratica è un giro di soldi che fa uno con l'altro. Poi, per esempio, dice giustamente, non è possibile che ogni società di serie C, calcolando Sky, calcolando Eleven, prenda 11.000 euro all'anno di diritti televisivi. 11.000 euro all'anno, una barzelletta. Certo. Quindi, cioè, espone tutta una serie di argomentazioni che sono valide, capito? Il problema è non ti dico questa, perché questa sulla carta poi il giornalista ti riesce, no, a contingentare, a capire quello che vuoi esprimere. Io dico proprio che quelle che magari ha fatto nel post partita, sai, dopo, perché anche di non lo so, il lunedì qua in diretta da noi ha detto delle cose, no infatti quando l'avevamo intervistato, capì. Il problema è che poi ci sono sempre sta marea di commissari di campo che sono presenti tutte le partite, cioè, alcuni sono impresentabili, beh, ma lasciando perdere il livello, che vabbè è inguardabile, però che sento, ascoltano e registrano tutto, capito? Per cui anche se tu sei fuori dagli spogliatoi ma fai un'affermazione, c'è uno di questi, prende il taccuino, segna e poi ti parte matematica la squalifica. Cioè, perché quindi, quest'anno stanno usando un pugno durissimo. Sì, un pugno durissimo, perché poi tra l'altro a ogni partita ce n'è presente più di uno. Perché una commissario di campo, procura federale, c'è una marea di gente che gira per i campi, per cui ad ogni minima fesseria ti prendi di quelle multe che lo stanno incendendo. Questa era, aveva preso 6.500 euro per un cazzo. Vabbè, sì. Abbiamo altri messaggi, dai, giusto finirli. Anche se siamo meglio sulle 23.10, vabbè, era preventivato andare lunghi. Devo lasciare lavorare lo staff, mister Zironelli, DS Fracchioli e tutto lo staff. Io ho visto la gara in casa con il Renate e nonostante la sconfitta mi è sembrata una squadra compatta. Anche il direttore generale Maiolo sta lavorando bene e cerca sempre di lavorare al meglio. Sì, anche i giovani sono buoni, bisogna dare tranquillità e lasciare lavorare. Sicuramente ci vuole subito un cambio di marcia. Nella prossima gara sono sicuro che arriveranno i risultati positivi, Roberto Barrio. Poi, qua, leggo in chat... condivido comunque, sì vabbè, giusto sia così, perché se siamo negativi ci spariamo nei piedi, credo. Quindi non è che il campionato sia finito ieri, no? Leggo poi in chat un po' uno scambio di visioni tra i tifosi, comunque chi dice Lecco è suo, anche se c'è il figlio, non il nipote di Facciata. Capisco che faccia rabbia sentire quello che dice, ma pure che sia una causa persa, riferito a non farlo presentare. E giustamente poi qualcuno dice, ma che mandi qualcun altro davanti alle telecamere se non si riesce a gestire, faccia l'imprenditore, non il padre padrone. Tanto qua possiamo stare qua a discutere. Sì, il problema è che il proprietario è lui, fa quello che vuole, non è che... C'è un audio? C'è pure un audio, ho capito, un altro audio. Infatti a me stasera quando sono uscito ho detto, ma torni più tardi del solito, ma non lo so, secondo me magari alle 11 ce la facciamo. Buonanotte. C'è un pigiama che parte a casa. Volevo fare un ragionamento su una persona che ha parlato ieri e mi è venuto in mente che questa persona può avere tre spiegazioni per dire quello che dice. La prima è che si è malafede e non credo. La seconda è che si è andata un po' fuori di testa e la terza invece è che appartenga a quella categoria di persone che un po' ne ho conosciute durante la mia vita, che quando fa un po' di soldi o ha un po' di potere inizia a pensare che sia al di sopra degli altri, che tutti gli altri siano dei sottoposti, siano dei coglioni, persone da trattare più o meno come dei servi, e boh, mi sa che così a occhio
La terza opzione sia quella, a me, secondo me, più probabile. Se state pensando che sto parlando del presidente dell'ECO, state sbagliando, perché il presidente dell'ECO non parla quasi mai. Il vero presidente dell'ECO, quello che ufficialmente è presidente dell'ECO, non parla quasi mai, e tra l'altro le volte che ha parlato mi è sembrato equilibrato e anche sensato in quello che dice, molto di più dell'altro personaggio. E poi anche una riflessione veloce sull'allenatore. Allora, non entro nel merito se è bravo o non è bravo, perché insomma, ognuno ha la sua opinione. Ma in ogni caso è un signore e si è anche dimostrato una persona con una schiena dritta, dignità e carattere, perché non le ha mandate a dire in pratica, no? E questo lo apprezzo molto perché, insomma, può perdere il lavoro da un momento all'altro, poteva fare un discorso molto più ruffiano, diciamo, invece è stato diretto, ha difeso i giocatori, e quindi io gli do merito per questa cosa. Ultima cosa, una domanda a voi, riferita sempre alla persona di cui parlavo all'inizio, che dice che i tifosi ascoltano solo lui, che gli hanno chiesto di mandare via questo, fare questo, ma c'è un minimo di vero in questo o si tratta semplicemente di pure esternazioni fantasiose? Grazie e buona serata. Allora, su questo, Guarda, beh, dritto com'è, voglio fare i complimenti a questo 2 minuti e 30. ascoltatore. Tra l'altro, io concordo sulla terza ipotesi, anche perché tratta di merda anche i figli. Ho assistito, quindi No, posso ma dargli mi è ragione. piaciuto come ha fatto la disamina e tutto, e poi ripeto, come ha sviscerato quella cosa che ha tirato fuori ieri. Dico dopo le partite, io Io ti dico preciso, no? la mia, non lo so, io non sono convinto che nessuno gli ha chiesto niente. Questo è quello che penso io, cioè il fatto che poi magari ci può essere qualcuno che ha detto. Un'ora prima della partita non ci sono tifosi che ti possono mettere a fare fuoco allo stadio, cioè bisogna parlarsene, ma neanche San Siro, oddio. Cioè io un'ora prima della partita sono lì, vedo chi c'è, io Walter, Certo, sì, beviamo ma il non caffè, c'era nessuno. perché ieri voglio dire 840 Sì, c'era persone, poca gente, quindi non è poi che. pioveva, mica pioveva, via dicendo, no? Quindi io sono d'accordo con te che manda via questo, sì, ma non è che se me lo chiede il tifoso al bar, allora voglio dire è il polso della situazione, no? L'ho visto qualcuno oggi che diceva bravo presidente, hai avuto ragione a fare così Ecco, ieri, per diciamo me è che follia, secondo però. me l'ha usato come, chiamiamola, modalità. Però poi sì. Poi vabbè, qualcuno ieri mi ha mandato a dar via il culo iocolano, Beh, certo, vabbè, è eh. normale che c'è qualcuno che giustamente la pensa in maniera, Sì, però però va e vabbè. la dice. Voglio dire, fa parte del Ma gioco, nel senso certo. che A vabbè. 32 anni penso che lo sappiano. No, però allora sappiamo che il pubblico di Lecco è esigente e caloroso allo stesso tempo, per cui se uno gioca una partita di basso livello può anche accettare di avere delle critiche. Però, come ripeto, le critiche terminano nel momento in cui termina la partita, quindi quello che è successo ieri è andato ben oltre, il discorso delle critiche, perché È quello il problema. è stata proprio. Detta anche con cattiveria, cioè proprio per voler umiliare le persone, questa cosa non mi è piaciuta, non mi va bene, perché non è quello che noi intendiamo il gioco del calcio, Walter, perché però qua ecco, il senso io poi, io ieri sera a mezzanotte, perché prima francamente non ho fatto in tempo, metto lì a fare le pagelle, dico, ma cioè, io mi devo mettere la mentalità anche del giocatore. Tu come cazzo giochi a pallone? no, certo, Cioè, cito, come fai? allora, questo genere di situazioni contribuisce sicuramente in maniera negativa per quello che riguarda il discorso sulla squadra, perché Dybala non ce n'è solo, non è che ti dà una scossa, ti crea problemi questa situazione qua. È come tirarsi la zappa sui piedi, è la stessa cosa, e quindi, cioè, però, il problema è che qui non si riesce a capirla questa cosa. È questo che a me preoccupa particolarmente, perché ormai è anni che andiamo avanti e la situazione non è che si intravede un miglioramento nel gestire un certo tipo di situazioni. Cioè,
la situazione peggiora sempre. Poi, come ripeto, arrivare ad umiliare delle persone, a offendere delle persone che fanno il loro lavorano seriamente, che sono seri professionisti, a me onestamente non mi va bene, perché io a un certo punto dico, metto prima la dignità di tutto il resto, secondo me, perché va bene giocare, si gioca a calcio, fanno i professionisti, però ci deve essere un limite a tutto, questo è il mio punto di vista. Ma poi una squadra, scusa Walter, ma poi una squadra che comunque se c'era qualcosa che non andava anche verso il mister, non andava a rimediare due volte il svantaggio. Ma no, assolutamente. Cioè, quel tipo di pareggio, malgrado non ha fatto un certo tipo di reazione, vuol dire che bisogna ripartire da queste cose. Cioè, la squadra viva è quella. Ripartire dal gol di Morosini, che è stato un gol. Così che è un po' funambolico, ma alla fine cioè, però è stato, io l'ho rivisto il gol, non è stato fortunato, è stato bravo lui a essere rapido a fare il movimento che era per terra, è stato così, ha fatto la giocata della Madonna, no, no, infatti, quindi... quando è entrato così, perché poi c'erano due che hanno giocato per terra con lui, certo, certo, quindi è stato un gol anche difficile da fare, perché comunque quindi va dato merito al giocatore, però abbiamo dei valori tecnici importanti, siamo stati un po' sfortunati anche con gli infortuni, con tutto, però io sono convinto che se si riesce a riprendere un po' la barra di a mettere la barra diritta, la squadra può dare delle buone soddisfazioni. È chiaro che se andiamo avanti col sistema qua, continuare a criticarla, di soddisfazioni ce ne troveremo ben poche. Sì, sì, perché poi veramente... La critica è una cosa positiva, se la sai prendere. Allora, la critica... Ma è una critica? No, secondo me la critica... È... Allora, la critica è positiva... Ma questo è il bar, però... Al bar ti metto le mani... No. Allora, la critica è positiva, può essere positiva se va fatta nei termini e nei modi giusti. Infatti, ok. Può essere positiva. Quindi con educazione, con rispetto delle opinioni altrui e vi discorrendo. Non si fa la critica offendendo in maniera pesante e basta, perché questa non è critica, ma è offendere le persone. Con la critica non c'entra niente. Quindi questo è un distinguo che va fatto, perché è un distinguo importante, capito? Perché io posso criticare, posso fare quello che voglio, però sempre comunque con educazione, nel rispetto delle persone che ho davanti e che lavorano per me. Dopodiché possiamo parlare di tutto, capito? Però che manca è l'educazione nel confronti dei tuoi dipendenti, dei ragazzi che giocano per te e vi discorrendo. Questo secondo me è l'aspetto grave di tutta quella questione qua. Poi per carità, lui ci mette i soldi, però ora della fine parliamo di che cosa? I soldi oggi ci sono, prendi un colpetto, resti di stinco e i tuoi soldi se li godono gli altri, quindi ci vuole anche un certo tipo di filosofia, sì, in cui beh, voglio dire, no, ma poi perché hanno rotto, scusatemi il termine, ma con sti cazzo di soldi avete rotto i coglioni, perché voglio dire, godiamoci la vita e basta, perché tra una settimana non ci siamo più, di che cazzo stiamo parlando? No. E finiamola lì con sti soldi. Ma poi andiamo a goderci allo stadio la partita finché possiamo, che siamo stati a casa due anni, che non si poteva più dare, adesso andiamo allo stadio, dobbiamo rompere i coglioni per i soldi. Ma cazzo, se li vuole mettere giusto i soldi li mette, se no li tenga lei e che cazzo, facciamo la terza categoria, tutti sereni e contenti, andiamo come andavamo a mangiare le burrone su all'Effe, cazzo che facciamo la gioca e la finiamo lì, dai, è ora di finire con sti cazzo di soldi. E metto i soldi di qua, capì, ce l'hai detto una volta, ce l'hai detto due, non sa mica la manica di deficienti, lo sappiamo, cazzo. Hanno fatto un mercato per fargli risparmiare i soldi, per fare una bella squadra, e adesso e c'è ancora da dire. E smettete, però. Ma poi dico scusa, Marta. Adesso acceso l'interruttore. No, ma infatti questo. Ma anche ordinato il presidente. Scusa, dottore. Ma la classifica, mi metti un attimo la classifica, Matteo, ma perché poi alla fine io vorrei dire di nulla, dico, ma scusi. Lei l'ha dichiarato davanti ai microfoni, lei vuole minimo il terzo posto, ma quanti punti siamo dal terzo posto? Ma siamo, a parte le prime tre, siamo tutti lì, adesso non so. Siamo a 17, sono a 26. Bene, allora, io invece, non so se arriveremo al terzo posto, ma siamo al mese di novembre, cioè io dico, va bene tutto, se devi fare una valutazione, falla alla fine dell'andata. Io ti faccio una considerazione, all'Albino Leff noi gli abbiamo steso tappeti rossi, sì, di complimenti,
Milan-F sta ai nostri punti e ha fatto bellezza di un punto in 5 partite. Certo. La cosa fa, si suicidano. No, ma infatti ho intervista, cioè, ho sentito l'intervista del presidente Andreoletti, ha detto che pure è un cerchiamo, però ha detto in maniera molto, molto tranquilla, ha detto vabbè, cerchiamo di tirarci insieme un po', di riprendere la barra, perché così non va bene, però non è che ha detto quello che è stato detto ieri. No, il ciuccio che tira la mucca. Che tira la mucca, ragazzi, veramente. Sì, ma non. Cioè, io se fossi Gazzo, veramente. Adesso siamo nell'orario zero. Tira la capocciata. Quello che mette la pecorina è Ciuccio che tira la mucca, dai. Va bene. Ti dicono, servirebbe l'intervento chiarificatore di Battazza che ha portato a Lecco il presidente Salvatore della Patria. Ma dove è finito? Ieri era in sala stampa, però non ha proferito parola. Era lì, da parte a me. Vabbè, c'ha ragione, però io sono pienamente cioè, ma perché il discorso ascolta, adesso va bene una volta, due, tre, però non è che siamo una becca di imbecilli, cioè cazzo, beh, le cose basta che me le dicono una volta, to due fanno una pelle, però se vai avanti a rugare le palle basta, adesso abbiamo capito, va bene, dopotutto il mercato è stato fatto per fargli risparmiare, perché cosa è stato detto all'inizio della stagione? Che non c'erano i soldi, va bene, hanno dato un budget al bravissimo direttore sportivo che ha fatto la squadra per quello, ok, va bene, adesso se la mente tamò cioè, cerchiamo di venirne a una, però va bene, tanto allora Giuseppe Mazzoleni ti scrive a Canna Walter che è la cardiologia se parla mia quella, mi fai essere anche lì. E cosa devi fare? Ridiamo per non piangere, perché veramente. Allora, domenica andiamo a casa dei giovani rampanti bianconeri che ieri hanno preso una bella stesa, però sappiamo. E prima hanno una bella squadra. Il problema è che ogni partita cambiano il 2004 e poi si trova i trovi con. Speriamo che Allegri ti porta un po' in prima squadra. Con Champions e campionato. Prima per me hanno un ragazzo lì fortissimo che mi piace un casino, che è un argentino. Un 2001 Soule si chiama, è un mancino. Però spesso è il piano di sopra. E no, ma gioca nell'Under 23, insomma, è fortissimo. Un giocatore che mi piace un casino. Però, Claudio dice: bravo Walter, quando ci vuole, ci vuole. Anche Zero Luciano mi ha scritto a me e mi ha detto: bravo, grande Walter, però sta qui a 2 minuti. Adesso lo portiamo al bar, no, chiuso, è tardi, chiude alle 10 più o meno. Vabbè, dai, allora se ti allora, dici Marco Conti scrive: il Walter di oggi mi ha ricordato un po' di Nuno di ieri. Scherza. Allora, qua prenderò. Dicono... Ah sì, giusto, poi qualcuno che era presente ieri dice che Fracchiolla ha detto al presidente: il più grosso errore è stato rimanere. Oddio, poi mi si blocca guarda. Con lo sblocco facciale, allora il più grosso errore è stato rimanere, vero, perché l'avevo sentito anch'io, si resiste solo per la piazza, poi altrimenti sarei già andato via, poi ha sbattuto la porta e è uscito, giustamente me lo ricordano. Cosa vuoi dire? Ecco, io se posso dire un'ultima cosa, Fracchiolla è l'unico che se desse le dimissioni potrebbe andare in un'altra squadra. No, per carità, cioè, ecco, può andare a Francavilla, ipotizzo. Se posso dare un consiglio da fratello maggiore a Fracchiolla, è comunque un'esperienza di vita importante, questa qua, perché se uno riesce a venire fuori dall'ambiente di Lecco con le ossa non distrutte, poi ovunque vada nel resto d'Italia avrà molti meno problemi, avrà la strada più spianata, quindi è comunque un'esperienza lavorativa importante qua. No, ma io gliel'ho già detto, ma l'anno scorso ho detto: se vieni fuori bene qua 2 anni, 5, ma va, se ne vai 5 anni a Renate non esci così formato, che dico, all'Albino Leffe, per dire una che meno male fa il nostro stesso tipo di lavoro pur spendendo di più, ma anche considerando il discorso settore giovanile, che sarebbe un'altra di quelle pagine da aprire che finiamo a 7-8 di mattina, non usciresti così formato. Va bene, poi ci vediamo lunedì prossimo, speriamo senza farla così lunga. Vedo, dai. Vedo che la gente sotto anche a livello radiofonico non molla, la domanda è: ma domani andate al lavoro? Perché chi è più da lavorare la mattina?
sì. Comunque vedrete, io vi faccio pronostico: domenica il patron non va l'annunciato, vince 3-0. Sì, la Madonna, addirittura. No, e poi puoi farti due domande, però. Non lo so, come faccio qua? Bisogna no, vivere la giornata. No, no, poi, io guarda, non dico niente. Sì, perché... vabbè, magari vince 3-0 per esagerare, no, però secondo me si vince bene. Comunque si esce con una certa prestazione. Non... perché poi guarda, abbiamo visto delle partite che pensavamo di vincere in scioltezza, poi abbiamo fatto fatica a pareggiare. Ma che tra l'altro vedete andare a giocare contro questa poi squadra io ti... esatto, poi io ti dico che le partite che mi fanno più paura sono quelle con le squadre che sono sotto di noi, perché ma l'abbiamo visto pullman. Vabbè, ieri questi ha messo un pullman ha fatto un contropiede. Ha fatto tre azioni, una nel primo tempo, ha rigore e colpo di testa, cioè tre volte sono venuti su, immaginati te. Va bene, va bene, alla prossima settimana. Arrivederci a tutti, buona ciao, serata. Grazie a tutti, grazie a tutti. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649. On air il lunedì alle 21.30 su leccochannel.it e in podcast su lcnsport.it.